Parlo io, siete quello che sono. Grazie, signore. Vi do atto che siete stati bravi, siete in procinto di entrare con la stabilità, siete stati bravi. Però io insisto sempre su un punto che è la trasparenza, sai che io ci tengo molto su questo. Come ho detto sul primo giornale, lo ho detto più volte, io gradirei, anzi chiedo al segretario di mettere a verbale come sto per dire, gradirei veramente che il sindaco e tutta l'amministrazione facesse un bel documento da inviare a tutte le case, a tutte le famiglie, dove cifre alla mano, siccome i numeri sono, non sono opinabili, ma i numeri sono sia pro o contrario, secondo le cinesi tre volte. E quindi invito l'amministrazione tutta a mandare un bel documento come quello fatto all'inizio del mandato, dove si esplicitava bene, diciamo, quello che era stato fatto prima. Adesso invito appunto con numeri alla mano a dire alle persone: siamo rientrate, abbiamo fatto questo, questo e questo, così, insomma, secondo me è un atto che bisogna fare. Impegno. Grazie signor Presidente. Poi ti chiedo anche da te. Beh, ma io vedi, è un po' che te lo chiedo, non è da adesso. Non per mandare perché io pure. Insomma, ti te lo fai quando te lo ti. Quindi dico che per la trasparenza che spesso e volentieri citi, è giusto che fai questo. Perfetto. Poi se riesci, fai una bella pagina anche sul sito del comune e inserisci tutti i documenti, così magari anche un cittadino qualsiasi, tra virgolette, cioè se sono investito nessuna carica pubblica, può andare a vedere i conti del comune suo. Insomma, credo che iniziare anche sulla strada dell'open data sia una bella cosa, perché ci sono già delle iniziative molto interessanti per questo. L'ultima cosa che mi sento di dire è questa: vi do atto che, insomma, appunto, come ripeto, state rientrando. Adesso basta, scusa, se deve cominciare a un segno tangibile della presenza vostra dall'anno prossimo, e visto che, insomma, non, seppur non tantissimo, ma qualche schermo, insomma, qualche tanto di, visto che, insomma, cominciamo ad entrare, ti farò tutta una serie di proposte che spero valuterai molto bene. Cerco sempre di farti proposte a costo zero, però non sempre è possibile, e quindi ti proporrò un sacco di cose per l'anno futuro. Ah, il mio voto è di astensione, è chiaro. Com'è? Come ti ripeto, ti do atto che stando ai numeri stai rientrando bene, ho piacere, perché così vuol dire che si può cominciare a fare degli investimenti per il paese. Il paese ne ha immensamente bisogno, perché è un paese messo veramente male dal mio punto di vista, su tutti gli aspetti, sociale, urbano, tutta una serie di cose. Poi ha detto Marco anche il patrimoniale, perché è una situazione molto, molto precaria, non imputabili a voi, cioè non è almeno una cosa che si fa anche da tempo, se certi versi. Perfetto, questo è, come ha detto Fezzi, lo faccio io, un augurio di, cioè, che adesso si comincia a lavorare e fare le cose che va fatto.